non mi dilungo molto perché questi li avete visti anche... non ha fatto rumore, ho detto dove è finito? Li avevate visti anche nel mio video dei prodotti mangerici terminati del video precedente. No, del mese precedente. Va bene, è quello. Confezione. Via! Uno da una parte e uno dall'altra. Ciao a tutti, il video di oggi sarà il video dei prodotti mangerici terminati del mese di agosto. Siamo già arrivati a settembre, non sembra vero, il tempo passa troppo veloce. Il mio bustone comunque è sempre super stracarico e super strapieno. Non mi vedo più, dove sono? Ok, sparita. Iniziamo subito con i prodottini. Allora, ho terminato queste prugne della Noberasco, è un prodotto italiano, dice, e sono quelle morbide con nocciolo. Allora, queste mi piacciono molto di più rispetto a quelle che invece sono snocciolate. Le trovo molto, molto, molto più gustose, veramente. Via! Poi, questi sono i cuori di filetti di merluzzo d'Alaska e sono quelli della Frosta. Li ho trovati per caso così al Pan Panorama e li ho presi subito all'istante, ma me ne sono innamorata, sono buonissimi. Dice ricco di proteine e io l'ho fatto esattamente in padella col pomodoro fresco. Praticamente ho fatto così. Ho riscaldato un po' d'olio e nella padella ho messo uno spicchietto d'aglio e poi l'ho tolto giusto per dargli un pochino di sapore. Poi ho messo i pomodori freschi tutti tagliati a pezzetti e tutti schiacciati, quindi hanno creato un bel sughetto. Ho messo questi cuori di filetti tutti nella padella, ho coperto e hanno cotto così, vi giuro, una meraviglia, un sapore formidabile. Poi ho aggiunto anche qualche caperetto, insomma li ho fatti un pochino alla pizzaiola, molto molto gustosi, veramente ve li straconsiglio. Poi la camomilla, questa è 4 stagioni, vale per tutte le stagioni, con miele e arancia, mi piace tantissimo la camomilla solubile, quindi la consumo, mi stava cadendo, la consumo anche se siamo in periodo estivo, ecco. Poi, cosa ho terminato? Questo è il riso arborio, diciamo che l'hanno terminato più i miei genitori, perché io ormai mi sono fissata col basmati, ma devo dire che anche questo, prima di conoscere il basmati, questo lo apprezzavo tantissimo, il riso della Sardegna. Poi, vi ricordate che vi avevo detto che vi avrei parlato di questo latte? Ebbene, l'ho terminato durante il mese di agosto e mi ha sorpreso tantissimo, mi è piaciuto tantissimo, veramente. Dice almeno 30% di zuccheri rispetto al latte e granarolo senza lattosio. Dovrebbe essere una novità, sì, e infatti prova la novità. È solo 30 kcal per 100 ml di prodotto. L'ho trovato molto leggero e molto gustoso, quindi ve lo straconsiglio, sì. Di questo mi sembra che ne hanno fatto un altro tipo, ora non ricordo però quale. Mi sembra la confezione che sia blu. Correggetemi se sbaglio, però mi è sembrato di averlo visto con l'etichetta, questa etichetta invece di essere verde è blu. Sono curiosissima. Finalmente sono riuscita a terminare i Dixie, dice si scioglie in bocca, vi ricordate questi? Non mi avevano fatto totalmente impazzire, però erano buoni, dai. San Carlo cotti al forno senza glutine. Le gallette di mais, riso e mais, fette di riso e mais della Sardegna. E queste sì, erano veramente buone, soprattutto con lo stracchino spalmato così e qualche pomodorino sopra, a mo' di bruschetta, ecco. Poi... ultimamente ci siamo fissati con questi yogurtini. Allora, questo è il Total Fayé, vedete, 0% grassi, è buonissimo, vi giuro, ci piace tantissimo questo. È buono per merenda sia da solo e sia con l'aggiunta di qualche pezzetto di frutto, quindi ad esempio di frutta, quindi ad esempio pezzetti di banane, pezzetti di pera, di pesca. Fantastico, veramente un'ottima merenda. Poi invece quest'altro è dell'Eurospin Pathos bianco, 0% grassi. Devo dire che allora questo costa esattamente la metà di quell'altro. Devo dire che non ha niente da invidiare, buonissimo ugualmente, ci piace tantissimo, sì sì. Li ho desiderati e li ho voluti riacquistare, vi ricordate li avevo provati assieme a voi in un video assaggi, la novità della Kinder, vabbè ormai ha un bel po' di mesi questa novità, però c'è scritto sempre novità, e sono i colazioni più integrali, sì.
Ma questi li adoriamo, veramente, ci piacciono tantissimo, sono troppo, troppo buoni, soprattutto inzuppati così nel cappuccino o nel caffè macchiato, la fine del mondo. Poi ho terminato, ve li ricordate, i girasoli, questi al pomodoro e mozzarella da latte di bufala, questi della Tremolini. Erano fantastici, troppo buoni. Ancora frosta, il merluzzo d'Alaska alla mugnaia. Poi i morsotti, questi li abbiamo terminati in un lampo, non hanno visto la luce del giorno dopo, troppo buoni. Infatti, se li dovessi ritrovare a Auchan li avevo presi, li acquisto subito perché mi piacciono da morire. Questo è lo stragisto Danone, questo yogurtino al mirtillo che avevo provato assieme a voi in un video assaggi. Mi era piaciuto da matti, buonissimo, buono, buono, buono. Li devo provare anche di altri gusti questi yogurtini. Poi, allora, queste sono quelle insalatine che avete visto nel mio video di Calagonone, vi ricordate? Ed è stato il nostro pranzetto, Mare Blu Nutrimix, insalata con salmone, fonte di omega 3, con olio extravergine d'oliva. Allora, questa era esattamente l'isolana, riso, pomodori, semisecchi e olive. Erano buonissimi. Abbiamo terminato anche questo, però diciamo che quello che ci è piaciuto di più era quello... provenzale, se non erro. Sì. Ok, mi sono ricordata. Comunque, entrambi buonissimi, veramente dei piatti unici bilanciati, proprio come dice la confezione. Queste piadine sono tre tipi e ve le ricordate che, poverine, erano scadute, ve le avevo mostrate come scadute, però le ho mangiate lo stesso e sono ancora viva. Questa ha le lenticchie e semi di chia, dice lune di farro. Poi, quest'altra invece, sì, sempre lune di farro. Piselli e semi di lino, vedete? Sono le piadine biologiche. E questo ceci e rosmarino. Allora, quelle che mi sono piaciute di più sono state ceci e rosmarino, un sapore formidabile, e poi lenticchie e semi di chia. Meravigliose queste piadine. Veramente ottimi ingredienti e poi fantastiche, buone anche condite e farcite pochissimo, perché si sentiva proprio il buon sapore del farro, della lenticchia, del cece. Buone, 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 veramente. E sono dei prodotti che mi ha fatto scoprire la mia amica Angela. Altri prodottini frosta, io ormai mi sono fissata con questi merluzzi d'Alaska. Ho terminato questi filetti di salmone della marca Auchan e mi piacciono da morire. Anche questi ve li straconsiglio, molto molto buoni. Poi gli snackini grana padano, e questi sono sempre della marca Auchan e mi piacciono tantissimo questi dadini di formaggio. Terminato il cremino, dice l'unico e inimitabile, ma buonissimo veramente. Ogni tanto mi fisso con i gelatini e quindi ho desiderato il cremino e l'ho voluto acquistare proprio in formato famiglia. Buoni, buoni, buoni veramente. Ah vabbè, che cos'erano questi? Li avevo provati assieme a voi nel video assaggi e... Sono stati terminati veramente in un lampo. Buonissimi, pandistelle, biscotto gelato. Poi i bastoncini frosta, questi sono alle verdure. Buonissimi anche questi. Praticamente hanno tante verdure dentro e poi il formaggio. Dice con edam, vedete? Vi giuro, anche questi, innanzitutto cuociono in un attimo nella padella in pietra senza un filino d'olio e poi gustosissimi, gustosi e leggeri, la panatura bella croccante, ma non di quelle che proprio senti solo panatura, ecco. Fantastici. Oh, il pezzo dello stragisto di prima. Poi questo succhetto di frutta biologico, pera italiana, della Valfrutta. Questo l'avevo preso in una macchinetta di quei distributori automatici, insomma, dove ci sono tutti questi prodottini, ci sono le merendine, le barrettine, i succhi di frutta. E ho trovato questo, ho detto, ah, lo voglio provare, biologico della Valfrutta. Sembrava di mangiare una pera e frullata intera sul momento. Mi ha sorpreso tantissimo e penso che lo riacquisterò. La bella Napoli pizza margherita della Buitoni. Ogni tanto ci piace consumare queste pizzette surgelate, sono comode quando hai una voglia improvvisa di pizza, ecco. Allora ti cuoci questa, è veramente un'ottima alternativa alla pizza che acquisti nelle pizzerie, quelle da asporto, insomma. Questa la digerisco sempre, sempre, sempre e poi il buon sapore davvero della pizza che sembra fatta in casa, ottima!
quanto erano buoni questi sorbetti fruttiamo della San Montana. Ma vi giuro, quello al melone è molto più buono di quello all'ananas. La novità li avevo provati assieme a voi nel video assaggi, se ben ricordate. E li ho provati anche di altri gusti, mi sembra mela e mango, se non erro, e poi un altro gusto, mele kiwi, se non è, sempre se non erro, sì. Poi ho terminato queste insalatissime 5 cereali a tonno con grano saraceno e olive verdi. È un piatto completo. E aveva questa forchettina, ma guardate, pucciosissima, cioè una cosa fantastica questa forchettina, troppo carina, guardate! Piccola, piccola la forchettina contenuta nella confezioncina di queste insalatissime. Un ottimo prodotto, digeribile, bello, completo, sostanzioso. È veramente sì, un ottimo sostituto al pranzo quando sei fuori casa. E magari non hai avuto tempo di preparare nient'altro. Mi è piaciuto tantissimo e ottimo per l'estate, appunto per il periodo in cui si sta fuori casa e magari non si ha tempo di cucinare. Poi vabbè, la forchettina, questa me la conservo. La confezione la butto, la forchettina me la conservo. Sì, anche questa è 4 stagioni, è sempre valida. La Sogni d'Oro rilassante con passiflora e melissa della Star. Questa lo stesso l'acquisto spessissimo e mi piace da matti. Poi le gocce di cioccolato, questa è della marca Auchan. Sì, sono extra fondenti e sono buonissime. Altro salmone dell'Auchan, insomma io butto a destra e a sinistra dove capita. Le polpette, queste sono delle Eurospin, le polpettine di carne bovina. Anche queste ci hanno sorpreso da matti, vi giuro, non mi aspettavo che fossero così buone. Dice infatti subito pronte in 7 minuti, sono polpettine surgelate e anche questa è un'ottima alternativa per l'estate, quando magari non si ha tempo e non si ha tanta voglia di cucinare, queste sono già pronte e cuociono veramente in un nanosecondo. Buone, 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 digeribili, la carne è di ottima qualità, si sentiva dal sapore, sì. Ve le straconsiglio, sono buone, poi costano anche poco. Oh, mi stava cadendo. Poi questi sono i tortelloni allo speck Alto Adige IGP e scamorza affumicata della Tremolini. Che buoni che erano questi, sempre presi all'Eurospin. Poi questa è la Simmental, però di petto di pollo, col 5% di olio extravergine d'oliva. Allora, vi devo dire che io ho la carne Simmental solitamente, quella classica, non la digerisco per nulla. Invece ho provato questa e l'ho digerita in un lampo. Buonissima, buona buona buona, molto più leggera rispetto alla Simmental classica. E questa è buona, dice, senza conservanti e senza gelatina. Questa vi devo dire che è fantastica mescolata così al basmati. Diventa un piatto freddo la fine del mondo. Poi queste le ho volute provare, ecco, le ho volute comprare all'Eurospin e provare. E sono due pizze con mozzarella di bufala campana DOP, sì, della Tremolini. Allora, diciamo che, ecco, dice pronta in 13 minuti, cotte in forno a legna. Diciamo che non mi hanno fatto impazzire queste pizze, erano poco condite e poi sì, digeribili va bene, però non lo so, no. Poi questo è come affettati, esattamente era il prosciutto crudo veggie, quelli già confezionati. Non ha fatto rumore perché è caduto sulla poltrona che sta da quella parte, vabbè. Anche l'altro non ha fatto rumore, ecco perché. Comunque. Le noci, queste sgusciate della Noberasco, ormai le acquistiamo spessissimo, costano poco e sono un ottimo spezza fame. Le crostatine, che hanno fatto la guerra. Ok, sono loro però. Fidatevi che sono loro, della Mulino Bianco. Ah, questi che buoni che erano, li abbiamo terminati in un lampo anche questi, allo zenzero, i croc e gusta, così leggeri della Scotti. Buoni, buoni, buoni veramente. Di questi vorrei provare anche gli altri tipi, cioè i triangolini, fatti proprio così, però allora mi pare che ci fosse alla curcuma. Io non sono molto amante della curcuma, quindi devo decidere un po' se fare questo passo importante verso la curcuma. Poi al rosmarino, se non erro. E classici, sì, mi sembra che questi fossero gli altri gusti. Comunque, se dovessi provare qualche altro di questi prodottini, ve lo farò sapere, ovviamente. Vedrete anche probabilmente un video
un video assaggi. Allora, questa, questa era la pizza margherita dello Shan. Guardate un po'. E questa era già tagliata, quindi il trancio, abbiamo comprato il trancio allo Shan già pronto e anche questa ci ha sorpreso tantissimo. Non ricordavo che lo Shan avesse i tranci di pizza già pronti e confezionati, così buoni veramente. Mi ha sorpreso da matti, poi gli ingredienti non sono neanche così tanto malvagi. È buona, 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 ben farcita, morbida, morbida, sembrava una focaccella. Poi, sempre prese all'Euroskin, queste due confezioni, amo essere noci sgusciate e mandorle sgusciate. Questi sono degli ottimi spezzafame, io ve li straconsiglio. Questi erano, aiuto, penserete, ma ho consumato camomille più d'estate che d'inverno, vabbè, la sogni d'oro solubile. Oh, era dall'altra parte che dovevo buttare, va bene. Comunque, questi invece sono i biscotti gelato della Dolciando. Quanto erano buoni! Buoni, buonissimi questi, ve li straconsiglio. Sono 12 per 47 grammi di prodotto, ecco. 12 biscottini, infatti erano anche piccolini, ecco, non ve l'ho detto, erano carini e pucciosissimi. I biscottini gelato alla vaniglia con biscotti, ecco. Sì. Ah, terminato questi che mi avevano portato le mie cugine dall'Inghilterra. I Crunchy Melts, quelli col cuore cremosissimo e il cioccolato fuso che sembrava veramente... Nutella, è troppo buono. Le camille, che buone le camille, veramente. Anche queste le acquisto spessissimo. Ogni tanto mi piace fare i cicli di tutti i prodotti della Mulino Bianco, quindi alla fine ci passano quasi tutti durante il mese. Le patatine, anche queste le abbiamo terminate subito. Le patatine veggie, novità della Pai. Quelle alle verdure, troppo buone. Il succhetto di frutta, i brick, anzi sono tre brichetti. Frutta 50% minimo, mela, banana della Coop. Questo mi era stato spedito tempo fa, è molto molto buono veramente. Questa barrettina, stessa cosa, me l'aveva regalata la mia amica Angela e mi era piaciuta tantissimo, aveva proprio il sapore buono dei fichi, poi io amo i fichi, mi piacciono tantissimo. Lactimel, questo yogurtino da bere al mango e curcuma della Danone. Fantastici questi nuovi yogurtini da bere Actimel, meravigliosi. Poi non ve l'ho detto, c'era pure l'estratto di bacche di goji al suo interno, ma io veramente ho sentito soltanto il sapore del mango e questo l'avevo provato assieme alle mie cugine durante il video assaggi, se ben ricordate. Questo è un prodotto surgelato che ho comprato a Auchan e dice du Nord. Sono scampi congelati, però vi devo dire che non mi hanno fatto totalmente impazzire. Allora, il gusto era buono, però poi non li ho digeriti e io mi accorgo quando non digerisco un prodotto che non è buono, per cui boh, peccato, potevano essere molto molto più buoni. Poi queste sono le trecce della Dolciando e anche queste, con granelli di zucchero, e anche queste mi piacciono tantissimo. Riso più, questo è della Polly, con noci e melagrana, l'insalata per riso. Ma vi giuro, questa me l'ha spedita la mia amica Angela, è un prodotto particolarissimo, veramente un sapore troppo troppo strano, però ci ha sorpreso tanto, l'abbiamo voluto provare e devo dire che è buono, non da mangiare sempre, perché questo mix di sapori un po' stranino. Condito il basmati, ovviamente. Poi il Winner Taco, peccato, me lo ricordavo più buono, sapete, il Winner Taco che ho mangiato al mare. Sì, mi ha un pochino deluso, era molto più buono prima, vabbè, comunque, è sempre un gelatino e i gelatini servono anche per far concludere i miei video. E quindi sì, sia i video vlog che i video dei What I Ate in a Day e prodotti mangereci terminati, sempre il gelatino top in assoluto. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, di avervi incuriosito con qualcuno di questi prodottini. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti che vi ho mostrato, oppure se siete incuriositi e quindi volete acquistare qualcuno di questi. Io vi mando un grandissimo bacione, ora spengo e registro un altro video. E ci rivediamo ai prossimi video. Ciao!